Liberi.tv, spazio certi diritti. Quest'oggi in nostra compagnia abbiamo Gabriella Friso del comitato direttivo dell'associazione radicale Certi Diritti, che salutiamo innanzitutto. Ciao Gabriella. Ciao. Gabriella, io volevo iniziare la nostra chiacchierata, la nostra conversazione parlando di un'iniziativa che avverrà il 30 novembre, praticamente dopodomani. Perché il Consiglio Nazionale del Notariato ha indetto una giornata, la giornata dei contratti di convivenza, che mi sembra un ottimo inizio, ma ci sono alcune cose da dire, delle precisazioni da fare, quindi le chiedo a te queste precisazioni. Allora, ti ringrazio per darmi appunto la possibilità di esprimere comunque la nostra posizione. Allora, chiaramente questa giornata nasce perché in Italia non esistono leggi che tutelino le coppie non matrimoniali, siano esse coppie dello stesso sesso, siano coppie eterosessuali. Il problema appunto è che nella mancanza assoluta di normative poi esistono comunque delle situazioni che in qualche modo le famiglie, queste famiglie possano in qualche modo tutelare. E il fatto che i notai si siano mossi è una cosa importante, perché rivolgendosi nella mancanza delle leggi nazionali, le coppie si possono rivolgere al diritto privato e quindi effettivamente il fatto di stendere dei contratti di convivenza è possibile e opportuno, anzi, proprio per cercare di garantire queste famiglie, ed è una cosa che è assolutamente ben fatta. L'unico problema è che io vorrei che poi si dicesse che, visto che le coppie possono in qualche modo avere delle tutele, questo vada ad inficiare invece l'obiettivo che noi abbiamo, che è quella di una riforma del diritto di famiglia che effettivamente dia spazio a queste famiglie diverse che comunque esistono in Italia. Per cui noi puntiamo sicuramente al discorso appunto del rinnovo diritto di famiglia, nel senso di avere un matrimonio civile egualitario per tutti, quindi per tutte le coppie di qualsiasi orientamento e genere, e poi magari, come nelle alcune nazioni europee già esiste, la possibilità di stipulare invece delle unioni civili che rispetto al matrimonio abbiano dei doveri e dei diritti che siano più contenuti, in modo tale che poi le persone possano scegliere di rivolgersi a uno o l'altro istituto in maniera assolutamente libera e assolutamente egualitaria. Per cui, ecco, il pericolo che io vedo di questa iniziativa è semplicemente che poi questa possibilità dia degli argomenti alle persone che non vogliono invece affrontare il discorso del matrimonio egualitario e delle unioni civili, per dire tanto queste famiglie, queste coppie, queste persone sono già tutelate, perché così. Gabriella, scusa, però posso interromperti un secondo perché io vorrei far notare anche che questi contratti di convivenza non tutelano totalmente quello che invece sarebbe tutelato con il matrimonio egualitario. Ad esempio, sicuramente tratta questioni economiche e patrimoniali, ma non si parla ad esempio di eredità, previdenza e altre tematiche molto rilevanti. Comunque questi contratti non possono andare contro quelle che sono le leggi nazionali, per cui se in Italia esiste quella cosa terribile che si chiama la legittima, e quindi ci esistono delle figure tutelate in caso di appunto di eredità, e che quando una persona stende un testamento deve tenerne conto, chiaramente questa norma non può cambiare. Ma addirittura le coppie che sono matrimoniali non possono stabilire delle regole diverse rispetto a quello che tu pur accettano nel momento in cui si sposano, per cui addirittura questi tipi di contratti privatistici valgono per le coppie non matrimoniali e non potrebbero valere per le coppie matrimoniali. Poi esistono delle leggi, come tra l'altro noi abbiamo già cercato di fare informazioni su questi temi, anche con il nostro libro Certi diritti che le coppie conviventi non sanno di avere, pubblicato da Stampa Alternativa. Ci sono dei settori dove comunque le coppie non matrimoniali hanno la possibilità di essere considerate come le coppie matrimoniali in alcuni casi, che però sono
dei casi molto specifici e che comunque non contemplano quella che dovrebbe essere una normativa generale che risponde alle necessità e ai bisogni di queste coppie. Per cui benvengano i contratti di privatistici, però l'obiettivo su cui puntare è quella di avere delle normative che prima di tutto valgano per tutti i cittadini italiani e che non discriminino e che poi offrano appunto alle coppie che già esistono, perché noi parliamo di coppie dello stesso sesso, parliamo di famiglie ricostituite, per esempio persone che si sono separate, ma visto che in Italia esiste quella cosa che si chiama periodo di separazione di 3 anni, non possono creare delle nuove famiglie legali. Allora sono persone che convivono tra loro, persone che decidono invece di non sposarsi, eccetera. Si parla di 1,5 milioni di individui, non sono pochi, che comunque vivono in queste situazioni che non sono la coppia matrimoniale uomo-donna, di avere la possibilità di scegliere e fare riferimento a delle normative che li tutelino. E il diritto avrebbe proprio questo scopo, deve tutelare ciò che non è proibito, deve regolamentarlo. Invece, nonostante anche il sollecito della Corte Costituzionale, che oltretutto è già del 2010, quindi sono già passati 3 anni, il Parlamento non ha assolutamente legiferato. E quando si è parlato di trovare comunque una soluzione per queste famiglie, le proposte che sono uscite sono sempre state delle proposte assolutamente aberranti, legate a delle unioni di formula, non di Formula 1 ma di Formula 2, e che di fatto avrebbero comunque continuato a discriminare queste persone che comunque sono cittadini italiani, che contribuiscono col loro lavoro all'economia, che pagano le tasse e che dovrebbero in teoria avere diritti e doveri uguali. Gabriella, tu parlavi adesso di cittadini italiani, però capita spesso che cittadini italiani vadano all'estero a contrarre matrimonio, magari il partner è anche appartenente a un paese extraeuropeo, europeo. L'Associazione Radicale Certi Diritti, e nello specifico tu, ti sei occupata ampiamente di questo ambito, ovvero dei matrimoni contratti all'estero. Ne vogliamo parlare? Eh sì, perché il compito che noi ci stiamo dando è quello di riuscire a capire dove esistono delle discriminazioni e tra coppie eterosessuali, chiamiamo, formate da uomo e donna, e coppie dello stesso sesso. E in questi settori vedere se è possibile creare delle cause pilota proprio per affermare l'uguaglianza dei diritti. Ecco, uno degli obiettivi che noi abbiamo raggiunto è il fatto che comunque anche le coppie dello stesso sesso sposate all'estero, non solo in Europa ma in qualsiasi parte del mondo, certo, nel momento in cui dovessero rientrare in Italia, riescano ad ottenere per il partner non italiano la possibilità di vivere nel nostro paese. Chiaramente questa possibilità c'è non facendo riferimento alle leggi del diritto di famiglia, ma facendo riferimento alle leggi sulla libera circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari. Da Reggio Emilia, con la sentenza che c'è stata e che abbiamo ottenuto nel febbraio dell'anno scorso, è uscito chiaramente che il marito o la moglie della coppia dello stesso sesso è comunque da considerarsi familiare a tutti gli effetti, perché la valutazione del fatto che lo sia non è rispetto all'Italia, ma rispetto al paese dove l'unione civile o il matrimonio, soprattutto il matrimonio, è stato celebrato. Allora, dall'anno scorso io ho seguito parecchie di queste coppie, devo dire che fino ad ora sono stati rilasciati un po' in tutta Italia, per cui le questure, anche con il nostro intervento, però io parlo delle coppie che ho seguito io, fino a ieri erano 26 permessi di soggiorno che sono stati rilasciati.
abbiamo un diniego a Verona, dato per una richiesta fatta da due ragazzi che hanno un'unione civile. Stiamo già lavorando per il ricorso e quindi presenteremo ricorso su questa cosa. Poi prossimamente invece abbiamo, perché poi tutte queste cause occorre veramente del tempo per costruirle, vabbè, e poi per arrivare finalmente alla discussione in tribunale. La prossima settimana avremo la seconda udienza per un'altra causa pilota che abbiamo proposto e promosso con due ragazze che hanno sottoscritto un'unione civile in Inghilterra e una di queste due ragazze, quella non italiana, è stata negata l'iscrizione al sistema sanitario nazionale. Quindi noi abbiamo presentato un ricorso, la ragazza è comunitaria, per cui addirittura c'è una doppia discriminazione, perché la persona extracomunitaria avrebbe diritto ad avere l'iscrizione al sistema sanitario nazionale, invece le persone comunitarie questo diritto fino ad ora non ce l'hanno, e quindi andremo a discutere in tribunale di questa situazione. Un'altra causa pilota dove stiamo lavorando riguarda la richiesta per una coppia dello stesso sesso degli assegni familiari. C'è stata una prima bocciatura alla nostra istanza, adesso siamo in attesa che venga fissata l'udienza per il secondo grado. Anche qui è una discriminazione palesemente basata sull'orientamento sessuale, cosa che non è permessa né per la Costituzione italiana e non è permessa nemmeno anche rispetto alle leggi, alle normative europee, perché non è ammissibile. E un'altra causa che, su cui sto lavorando, anche quella con i tempi che richiede poi la possibilità di costruirla, è stata che noi abbiamo presentato una richiesta di cittadinanza a Roma, alla Prefettura di Roma. Questo perché quando due persone sono sposate, dopo 2 anni dal loro matrimonio se vivono in Italia e dopo 3 se invece vivono all'estero, il padre italiano, il coniuge italiano, può trasmettere la cittadinanza al marito o alla moglie. E quindi questa cosa vale per le coppie eterosessuali, vale anche per le coppie dello stesso sesso? Non lo so, noi stiamo, la domanda l'abbiamo, la richiesta l'abbiamo presentata, tra l'altro a Roma, ma sto lavorando perché vengano presentate anche prossimamente una a Milano e una in altre prefetture quando ci saranno le condizioni per farlo. E poi nel momento in cui la domanda fosse o considerata inammissibile o ci fosse bocciata, a quel punto impugneremo il diniego e andremo a discutere ancora in tribunale. Oltretutto questa modalità di rivolgerci alla magistratura, all'autorità giudiziaria, sì, è stata pure indicata sia dalla Corte Costituzionale ma anche dalla Cassazione, perché comunque è chiaro che il diritto della coppia è da tutelare ed è stato detto chiaramente dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione. E quindi noi ci stiamo semplicemente rivolgendoci di nuovo, scusate. No, assolutamente, figurati. È il bello della diretta. È il bello della diretta, che poi io non c'ho neanche il telefonino, ma in questo caso niente. Allora, noi ci rivolgiamo all'autorità giudiziaria perché in questi casi le coppie vengono discriminate per il loro, sì, orientamento sessuale, e quindi questa situazione non è accettabile. Certo. Naturalmente sono alcune delle possibilità, alcuni delle situazioni, ma io sono sempre comunque alla ricerca di nuove situazioni da portare davanti all'autorità giudiziaria nei tribunali, perché purtroppo nella mancanza assoluta di attenzione della parte politica l'unica possibilità che noi abbiamo è quella di ottenere dei diritti attraverso questo percorso legale. Che noi, Gabriella, io volevo dire i risultati.
No, beh, i risultati comunque si sono visti anche nella stesura del libro di cui tu parlavi prima, certi diritti che le coppie conviventi non sanno d'avere, che poi ha il sottotitolo In attesa di giuste nozze. Io mi facevo una domanda mentre tu parlavi. Le persone che si rivolgono a te, quindi le persone che chiedono tutela, quali sono? Cioè, sono persone giovani, sono persone di tutte le età, cosa ti chiedono esattamente, cosa vedi nei loro occhi? Allora, le persone che si rivolgono a me di solito sono persone disperate, che hanno provato in tutti i modi di ottenere un riconoscimento, di essere considerate, perché pensate che comunque basta passare una frontiera per perdere completamente tutti i diritti, questa cosa è assolutamente inaccettabile. Passare dalla Spagna all'Italia, ma anche da paesi extraeuropei, perché in realtà, non so, in Brasile comunque il matrimonio è possibile, in Argentina, in Uruguay, cioè in paesi che magari noi consideriamo meno civili, in realtà su questi temi sono molto più civili dell'Italia, detto così. Comunque si rivolgono a me e sono generalmente disperati, perché hanno provato a chiedere, a rivolgersi ad altre associazioni, avvocati, eccetera, e poi chiaramente quando c'è una prospettiva che possa dare, che è la cosa più importante, un progetto di vita e la possibilità per queste coppie di progettare un futuro insieme, evidentemente il percorso viene poi imboccato e i risultati tutto sommato ci sono, sempre limitati, però quantomeno la convivenza è possibile. Allora, devo dire, sono arrivate delle coppie di ragazzi giovani, ma sono arrivate delle coppie anche di persone che hanno una certa età e che finalmente concretizzano quello che è un sogno di una vita alla fine. Io ho una coppia dove c'è una persona che ha 73 anni, il mio ragazzo di 73 anni, e che è finalmente sposato da gennaio e che vive con suo marito in Italia, finalmente, insomma. Però per esempio ci sono anche persone, ci sono dei genitori, ultimamente una delle richieste, perché poi io sto parlando non solo del diritto per le persone di poter vivere in Italia, però anche per poter acquisire tutta una serie di altri diritti. Una delle ultime richieste è stata la mamma di una persona che ha una coppia con una che è in coppia con una persona transessuale, quindi sono tante, scrivono a info certi diritti, poi queste richieste mi vengono girate, io nei limiti riesco a seguire tutti, anche grazie a Skype, devo dire. Una cosa che partirà, e anticipo a Liberi TV, perché finora non abbiamo proprio detto a nessuno, è che io mi ponevo il problema, perché comunque sono circa 118 le coppie che io ho seguito dall'anno scorso fino ad oggi, per cui è un numero considerevole. Ecco, è un patrimonio comunque che io volevo valorizzare in qualche modo. Ecco, si sta creando proprio in questi giorni un gruppo di persone, di coppie che ho seguito con certi diritti, insieme con noi c'è l'associazione Renzo Lucio di Lecco, di cui io faccio parte e che è un'altra associazione che si occupa in maniera intelligente, devo dire, di questi temi, e stiamo partiremo con questo gruppo di coppie che si occuperanno e proporranno una serie di iniziative per riportare al dibattito e far di nuovo riuscire la richiesta della riforma del diritto di famiglia, che comprenda il matrimonio egualitario per tutti, la possibilità di avere appunto le unioni civili per tutti, eccetera. Oltretutto delle indicazioni anche a livello dei comuni italiani stanno arrivando, perché sono sempre più numerosi i comuni che in qualche modo suppliscono, quantomeno per la parte che riguarda le competenze comunali, alla mancanza di riconoscimento di queste coppie. Quindi moltissimi comuni, anche piccoli,
hanno approvato dei registri delle unioni civili, delle coppie di fatto, come le chiamano, eccetera. E quindi, tutto sommato, speriamo che insieme con questo gruppo nuovo, che è carico di entusiasmo, perché poi spesso le persone non si rendono conto della mancanza dei diritti fino a quando non ti trovi nella situazione di comprenderlo direttamente, perché ci sono anche persone che hanno vissuto la loro condizione di persone di coppia dello stesso sesso, di persona omosessuale, senza avere grossissimi problemi, ma che poi si sono comunque scontrati con una realtà discriminatoria, pesantemente discriminatoria nei loro confronti, nel momento in cui da singoli hanno voluto costituire una famiglia. E quindi ecco, tu mi ricordavi prima le coppie, diciamo, sposate all'estero, che magari hanno dei figli all'estero e poi vengono in Italia e questi figli praticamente sono biologicamente di un solo genitore e non sono tutelati dalla legge italiana. Però tu parli di coppie che decidono e hanno un figlio di cui sono entrambi i genitori, non matrimoni che magari pregressi che portano dei figli. Perché secondo caso, le persone nel momento in cui si spostano e la legge che tutela la libera circolazione vale anche per i figli che uno dei componente della coppia non italiana può aver avuto all'estero, però poi subentra che per poterli portare in Italia occorre il consenso dell'altro genitore. Invece i genitori che sono considerati a tutti gli effetti genitori all'estero, perché è la coppia che ha il figlio, è qui in Italia diventa è una situazione che crea tutta una serie di problemi, perché solamente il genitore biologico viene considerato tale e quindi il secondo genitore non esiste. Non esiste quando va a scuola, va bene, uno può delegare la persona, però un conto è svolgere funzione genitoriale e un conto invece è svolgere un'attività come potrebbe essere quella di fare da babysitter a un bambino. Per esempio, io una cosa delle richieste che ho avuto di un paio di coppie o tre riguardavano per esempio la possibilità di andare a votare e partecipare alle elezioni degli organi collegiali scolastici, dove in alcuni casi le scuole hanno trovato degli escamotage per comunque permettere ad entrambi i genitori dello stesso sesso di poter esprimere e quindi di poter partecipare alle elezioni. Sono piccole cose? No, sono significative, perché anche in queste piccole cose questa differenza è assolutamente inaccettabile, perché queste sono piccole cose. Se poi si parlasse di problemi più gravi, per esempio la separazione della coppia, ecco, questi minori non vengono tutelati. Noi abbiamo una sentenza di qualche anno fa del Tribunale di Milano in cui per una coppia si diceva effettivamente il secondo genitore, quello che era il secondo genitore, ha creato un legame con questo bambino e del legame molto bello e tutto questo, però poi alla fine non ha tutelato comunque il rapporto che c'era con quello che non era il genitore biologico, per cui non è servito a niente. Allora, ecco, queste situazioni non è che non esistono, esistono in Italia, si parla di circa 150.000 bambini nati da coppie dello stesso sesso. Ecco, questi bambini sono discriminati, non hanno le tutele che lo Stato, che uno Stato civile dovrebbe garantire, e questo a prescindere da come poi le persone considerino, siano a favore o a sfavore delle coppie dello stesso sesso, del fatto di chiamarle famiglie o non famiglie, che è una cosa assolutamente secondaria, perché siamo in democrazia. E quindi il fatto che una categoria, un gruppo di persone abbiano dei diritti che li rendano uguali non è sicuramente né una cosa negativa né una situazione che va a togliere dei diritti ad altre famiglie.
e quindi, esatto. Cioè, a prescindere da come poi le persone pensino a livello personale sulla possibilità o meno per queste coppie di esistere, però evidentemente lo Stato non deve farsi questi problemi, ma deve garantire a tutti i suoi cittadini di poter vivere nel migliore dei modi, tutelando minori e situazioni. Gabriella, siccome ci rimangono veramente pochissimi minuti, giusto 4-5 minuti, vi volevo dire di lanciare un messaggio, perché bene o male alla politica i messaggi li lanciamo tutti i giorni, ma a questo punto lanciamo un messaggio alle persone che ci ascoltano, che magari hanno delle problematiche, si sono rivisti magari nei racconti che tu hai poc'anzi appunto raccontato. Che messaggio possiamo lanciare a chi ci ascolta e chi magari vuole vedersi tutelato? Allora, prima di tutto le persone vengono discriminate perché non sanno spesso reagire. Allora, ecco, l'importante è, nel momento in cui una persona vive sulla sua pelle o si rende conto che comunque questa è una discriminazione che è inaccettabile, prima di tutto, se la persona, se il soggetto della discriminazione non la deve accettare e quindi deve ribellarsi. Ribellarsi vuol dire anche rivolgersi a noi, perché comunque è un supporto, ma non solo, perché comunque certi diritti sicuramente su questi temi c'è. Ci sono anche altre associazioni in Italia che si occupano di discriminazione. Vabbè, se non sapete arrivare da noi, andate dagli altri, ma non state zitti. La seconda cosa è che queste battaglie devono raccogliere più gente, perché è una battaglia per la laicità dello Stato. Ecco, il nostro gruppo quando partirà, e ne avrete presto notizie, sarà un gruppo aperto a tutti, non solo le persone LGBT eccetera eccetera, ma a tutte le persone, perché sulle questioni di civiltà non ha senso dire è una battaglia degli omosessuali, delle transessuali, dei non so, disabili, cioè no, certo. Sono questioni di civiltà e su questo bisogna veramente creare delle grosse convergenze per riuscire ad arrivare ad ottenere qualcosa. Ragazzi, c'è una cosa pericolosissima che sta avanzando, è la nuova legge che dovrebbe tutelare l'omofobia, mi sono dimenticata di citarla prima. Ecco, se venisse approvata così com'è, noi approveremmo in Italia la possibilità di discriminare non solo i gay, i lesbiche eccetera, ma gli ebrei, ma qualsiasi minoranza, perché noi creeremo, se questa legge contro l'omofobia passasse, delle zone franche dove è permesso parlare male e denigrare le categorie. E non è nemmeno chiaro, perché sicuramente questa cosa è nata facendo riferimento alla libertà di espressione. Sì. Allora, associazioni, scuole, chiese, ecco, è una cosa assolutamente pericolosa. Anche perché l'apologia non si fa soltanto quando uno dice bisogna sparare a queste persone, solo il fatto di parlarne male crea delle conseguenze, perché se io poi devo affittare una casa, non l'affitto a una coppia dello stesso sesso, se ho sentito che in chiesa ne hanno parlato male e dicono che questi sono persone contro natura. Allora, dov'è il limite della violenza? Anche se io non faccio non dico chiaramente di far male a queste persone, però contribuisco a creare quella cultura che poi crea la discriminazione, se va bene, ma anche la violenza. E quindi mi raccomando. Sì, no, dico, speriamo che però da questo dibattito a quelli che verranno in seguito, anche perché credo che il tema dell'omofobia sia un tema molto grosso di cui parlare, anche perché c'è chi è pro-omofobia, nel senso che la parola non gli va bene, cioè è particolare, è un tema molto spinoso, quindi ci vorrebbe almeno di coppie omosessuali piuttosto che coppie omosessuali. Sì.
ma poi anche dire coppie eterosessuali, tutto sommato, non è neanche tanto bello. Cioè, no, allora, sicuramente un'attenzione al linguaggio è una delle cose che io credo siano fondamentali, anche perché poi attraverso il linguaggio passano i contenuti, e attraverso certo. i contenuti e le informazioni che noi riceviamo ci creiamo delle opinioni. E l'omofobia non si combatte con le leggi soltanto, ma occorre cambiare, fare cultura su questi temi. Quindi siamo assolutamente d'accordo. Però ecco, l'importante è non arrendersi. Non ci si arrende mai. Noi siamo, quello che noi possiamo fare, sicuramente siamo disponibili a seguirvi, ad affiancarci a voi per riuscire ad ottenere qualcosa. E vi assicuro prima di salutarvi che sì. quando due persone mi dicono abbiamo ottenuto il permesso di soggiorno, abbiamo la carta in mano, ecco, io sono felice, perché veramente sono riuscita a regalare la possibilità di progettare a queste persone che ne hanno diritto. Ecco. Gabriella, con questo bellissimo messaggio di speranza per tutte le persone che decidono di vivere liberamente la propria vita, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, ricordando ai nostri amici web ascoltatori che tu sei Gabriella Friso del comitato direttivo dell'Associazione Radicale Certi Diritti e che ti occupi nello specifico di affermazione civile. Chi volesse rivedere l'intervista la vedrà tranquillamente su www.liberi.tv, ma chi volesse avere ulteriori informazioni sulle attività dell'Associazione Radicale Certi Diritti può andare sul sito che è www.certidiritti.it ed eventualmente acquistare anche il libro Certi Diritti che le coppie conviventi non sanno di avere, edito da Stampa Alternativa. Gabriella Friso, io ti ringrazio nuovamente, ti saluto, ti auguro buona serata e speriamo di rivederci presto per parlare di cose buone e di cose nuove. Ok, va bene, grazie a tutti, grazie per la pazienza, per averci ascoltato, ciao! Ciao Gabriella, ciao!